ritratti in bianco e nero del fotografo Matteo Zannoni sul mondo dell'ex manicomio Ferri di Volterra. Così l'artista Fabrizio Barzotti, con il suo estro, la sua creatività, si è voluto mettere in gioco, pensando, riflettendo di come potevano vivere i matti, i malati, i pazienti in questi ambienti. Pazzia e follia. E la testa in movimento, cercando così di trasmettere paure, tra luci e ombre, per ricreare l'ambiente, la scala, la sedia. Così Fabrizio Barzotti si è entusiasmato del tema e a questo punto si è documentato, ha visto video, ha cercato di guardarsi intorno. Viaggio dell'anima. È un teatro dove lui è al centro, giudicato, osservato, chissà. Anche il testo e le parole sono di Fabrizio Barzotti, con l'aiuto di Gregorio Andrini. Viaggio dell'anima. Nuova via teatro lirico. Nell'universo, ricerca. Difficile. Regole inutili. In gabbia, chiuso, ero in trappola. Un corvo nero ero. Nerissimo. Gracchiavo. Urlavo. Libero di volare. Non volavo più. Ali spezzate, ferite, non volavo più. Senza la gabbia dorata, rumore, correre, nascondersi, mostrarsi, immaginare, immaginarsi, riempire un foglio di scarabocchi. Però, che scarabocchi? Specchio, frantumi, riflesso. Ciò che sento è qualcosa di istintivo, è un istintivo realtà. Rete, realtà, vertigini di luce, astrattismo di colori, stanze bianche, stanze nere, filo rosso. Spazi, muri, il nero dei pavimenti, nell'ingresso il verde fumo delle pareti. Un odore acro e bruciato, e gli oggetti, potevo osservarli, filo doppio. E che volevo, guardavo animali imbalsamati, ogni oggetto ha una storia, il tempo è sospeso, è drammatico. Mi libro a volo di uccello, osservo lucidenze, ombre sfumate, luoghi metafisici, perché qui io abito. La mia casa piccola, piccolissima, è il manicomio, assomiglia nella mia mente alla cabina di un veliero, si trasforma come me, dentro di me, dentro, io aggiungo scaffali di continuo, in ogni stanza, nel corridoio, per fare posto a quello che io dentro di me sento e leggo. Ciò che io sogno di leggere, perché quello che io vedo qua è sospeso sopra scaffali, di continuo, in ogni stanza, nel corridoio, per fare posto a quei volumi che veramente io sento, a quelli che io sogno di leggere. Sospeso, naufrago, galleggio, sto sull'incrocio, stop, fermati, attenzione, saltano le voci stonate, filo di voce, voci che cantano, raccontano che qui, al manicomio, la mia casa, a turno venivano, vivevano personaggi dell'inferno. Nella notte, dentro di me sentivo delle voci, e che voci! Sembravano polvere rimescolata con lacrime in oro. Era un filo, sì, era un filo di speranza.
dentro di me sentivo come voci di ali di farfalle. No, sono ali di un arcangelo guardiano. Dal cammino, sulla parete, osservavo un calco di gesso dell'occhio. Sul soffitto, mentre mi libravo, vedevo luci e ombre, bizzarri giocolieri, lune, soli, e rientravo in me stesso, filo delle idee. Apro gli occhi dopo un lungo sonno, percepisco le figure che sono più vicine, fuori dalla finestra. Dentro di me però c'è l'inverno. E chi sono io? Manicomio di Volterra, ore 9 del mattino. Si prende il latte senza zucchero, poi passa la pompa alle 9.30, poi si scende all'aria, si risale, 10.30, passa la pompa, 10.40, poi passa il mangiare, ma il pane è tosto, la pasta si attacca al muro, la testa assomiglia a una forma, la testa è come un palcoscenico di un teatro danzante. Dopo pranzo si va a lavorare e mi sentivo male dalla fame, paura. $180 sul muro, Nannetti Fernando Reste, padiglione Feli. Lui scriveva, notturno alle teste. Impronta. Pazzo. Non volo più. Voci della follia. Entro in me stesso dopo pranzo, si va a lavorare e mi sentivo male dalla fame, gli dissi che non mi sentivo bene, loro mi presero e mi legarono nel letto di forza e mi bastonarono fino a sangue, poi mi dissero che sono un cane e mi slegarono 3 mesi dopo. Oreste Fernando Nannetti, chi sono io? Un uomo, un artista. Un folle, un matto. Chi sarò davvero io? Incidevo con il panciotto della fibbia della cintola. 180 metri sul muro, una pagina aperta, un diario, una storia vera di un uomo internato nel manicomio di Volterra. M.O. F4. Uomini invisibili, numeri parole, lettere, la vita, graffiti, incisioni. Questa è la mia chiave mentale. Io sono un astronautico, ingegnere minerario nel sistema mentale. Voci che cantano, che raccontano che qui al manicomio, la mia casa, a turno venivano e vivevano personaggi dell'inferno. La notte sentivo voci, qui vivono ricordi, polvere rimiscolata, lacrime in oro. Dentro di me un filo di speranza. Mondo, una stanza, 2 stanze, dentro la stanza da letto. Intravedevo tracce o dettagli. Spiriti del luogo sbarrato, diviso, sulla parete, guardate tutti, ali di farfalle, sì, ali di farfalle, chissà, forse sono anche altre ali, ali di un arcangelo guardiano, dal cammino sulla parete, il calco di gesso, dell'occhio, sul soffitto intravedevo ombre, bizzarri giocolieri, lune, soli, filo delle idee.
sono più vicine. Mi avvicino sempre di più a loro. Fuori dalla finestra, nel giardino dell'inverno, tutto è gelato, è brinato. I fiori e le foglie non sono più come la natura li ha creati. Le forme sono spezzate, hanno perso i loro colori del tempo. Non sono più belli, sono secchi. Cosa si nota? Si nota fuori, l'albero nudo. Fuori, fuori desolante. È dietro, le campane che suonano a morte. Lutto. Qui, qui la vita non esiste. Filo doppio. Desiderio tra un cerchio e l'altro, tra un sonno e un'idea, onda su onda. Qui io muoio, sono dentro le mie memorie, sono ormai fragile, ho le labbra carnose, ho gli occhi da cerbiatto. Perché? Perché tutto questo? Io non sogno più, mi hanno tagliato su misura. Sono ormai stremato, eroina, non mi muovo più. Una notte tutta bianca, il nero, chiudo gli occhi, il finale è come ogni spettacolo, giro la maniglia della porta, entro dentro di me, le porte sono il passaggio obbligato, destra, sinistra, muoio, freddo, cerchi onde, corpi, fregi, io sono malato, indisturbato e so che veramente sto morendo. Lascio tutto qui, ossido di carbonio, non posso più aprire la finestra, filo d'aria. Inquinato, qui sono stato guarito, da mal di testa, da malinconia e anche peggio, il bianco è passato. O forse, forse ritorna. Il mio viaggio sta continuando, forse finendo. Rimescolato, la mia tappa al manicomio continua, chiudo gli occhi, mi chiudo in me stesso, triste è la vita, luce, notte, buio, luce, 2, 3, 4, 5 facce, ombre, ombre cinesi, guardate, sto guardando quelle, le ombre cinesi, intorno a me, non sono più un bambino gioioso. Mi trovavo come solo, sì, solo, in una selva oscura. Dentro di me avvertivo il pericolo. C'erano i fantasmi. C'era un tipo, conosciuto. Il manicomio. Qui, qui il sole stava più in alto del cielo. Ogni tanto la luce cambiava intensità e colori. Perché qui, qui bisogna essere matti. Dalla finestra vedevo un grande, grandissimo prato verde, filo d'erba. Il vento soffiava urla e grida. Io rientravo in me stesso. Gli alberi si incurvavano all'orizzonte come una linea che divide il mare. Fantasmi, ombre, chissà, qui dentro di me sentivo un'armonia di corpi leggeri, forse vuoti. Guardavano il cielo con lo sguardo rivolto a terra. I loro corpi però, senza muscoli, continuavano lo stesso a camminare, ormai senza privi di entusiasmo. E perché questo? Perché? Perché deve succedere tutto questo? Una sola entrata, una sola uscita. Nord, ovest, est, sud. Cercavano una linea, sì, una direzione. Intorno un paesaggio con alberi scheletriti. Erano morti. Non parlavano più. Stavo dentro di me, chiuso in un letto, in una stanza. Tutto disegnavo di bianco, tutto facevo di bianco e sentivo solo un orologio. Tic.